Sai che ti dico? Grazie, signore e signori, buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Sai che ti dico. E cedo senz'altro la parola alla mia gentile consorte, eccola qui. Vabbè, scusa, dunque, vabbè. Questa puntata sarà dedicata al tempo libero. Eh già, il tempo libero è un grosso problema, sì, perché il progresso tecnologico tende a far diminuire le ore lavorative e di conseguenza a far aumentare il tempo libero. Come impiegarlo? Secondo me un lavoratore deve dedicare le ore del tempo libero alla moglie. Quello è tempo perso. Noi invece dobbiamo parlare del tempo libero. Il tempo libero, dicevo, è un grosso problema. Ci sono lo molti sai studiosi che una mia amichetta ha comprato un cane lupo altissimo. Dicevo che molti studiosi altro, si stanno occupando Senti, di questo problema alto, perché alto come un cavallo. Ci sono proprio dei sociologhi che si stanno interessando. Io non ho mai visto un cane lupo alto come un cipresso. Un attimo, sistemo una faccenda con mia moglie, sennò ho la sensazione che la trasmissione non possa andare avanti. Sandra, volevi mica dirmi che una tua amica ha comprato un cane lupo? Sì. Ah, guarda un po' come... Ma alto, sai, alto, guarda, alto come un grattacielo, una cosa incredibile. Come un ma dico, è un cane lupo di razza? Sì, sì, sì. Alto. Ma che alto? Ha delle misure precise un cane lupo di razza, non può essere alto. Ma no, è altissimo. Ma come altissimo? Un cane lupo di razza non può essere alto come un cipresso, come un grattacielo, non può essere alto. È un cane lupo di razza. Ecco, allora secondo te fammi vedere come può essere alto un cane lupo di razza. Ma non lo so. Dai, fammi vedere, dai. Ma al massimo può essere alto così. Ha fatto lo scherzo. Va bene, signori, Iva Zanicchi. Sarà dedicata al tempo libero. Sì, vero? Sì, al tempo libero. Beh, noi siamo molto interessati, perché se non ci fosse il tempo libero non ci saremmo neanche noi. Eh già, perché se loro non avessero il tempo libero di vedersi, noi non saremmo qui a lavorare, giusto? Sì. Osservazione acuta, brava. Lo sai che un'amica di Sandra ha comprato un cane lupo alto? Vabbè, ma scusa, cosa c'entra il cane? Noi dobbiamo parlare del tempo libero, non capisco. Ah, dobbiamo parlare del tempo libero? Sì, no, questa amica di Sandra in un momento di tempo libero ha comprato un cane lupo alto, ma alto come un cavallo è alto. Ah, sì? Ma come assì? Ma scusa, com'è che mi interessa a me se l'amica di Sandra ha comprato un cane lupo alto come un cavallo? Ma scusa. Vabbè, ma è una cosa molto strana, dico, penso un cane lupo alto come un cavallo. Secondo te, Iva, quanto può essere alto un cane lupo? Beh, così.
Ma come così? Un cane lupo alto così? Ma tu hai detto alto come un cavallo, per me il cavallo. Ma sei un modo di dire come un cavallo, no? Un cane lupo, ma un cane lupo al massimo può essere alto così. Eccoli, è arrivata. Pizzica? Sì, pizzica. Pizzica. Volevi mica cantare, te? Sì. Ecco, brava, canta. Io vi canterò una canzone molto vecchia, americana, ma spero vi piaccia. Senza catene. Signori, Minni Minoprio. Guarda Raimondo, che non è il momento del balletto. No, non lo so, il balletto viene dopo. No, io ti ho chiamata adesso perché volevo parlare un po' con te del tempo libero, che è l'argomento di questa puntata. D'accordo, sì, dimmi. Tu hai cani? Cani? No. Cosa c'entra? Scusa. No, dico, tu hai visto l'inizio della puntata, questa qui stasera adesso? No, io veramente stavo in camerino, scusa. Ah, non sai niente allora di cani lupo, niente. No, perché a un'amica di Sandra hanno regalato un cane lupo altissimo, ma
Alto come un cavallo. Ma dai, no. Non esistono cani grandi come un cavallo. Ti dico che questo è alto come un cavallo, cosa incredibile. Beh, sarà alto più o meno come un cane lupo, eh. Perché secondo te quanto è alto un cane lupo? Beh, quello che ho visto io era alto così. Ma cosa fai? Cosa fai? Sono scivolato. Sì, stando fermo sei scivolato. E beh, a te è capitato di vedere un cane lupo alto così? A me è capitato di scivolare da fermo, guarda un po'. Credo che sia meglio parlare del tempo libero. Sì, parliamo del tempo libero. Ecco, altra domanda. Secondo te, qual è il divertimento preferito dall'uomo italiano durante il tempo libero? La partita di calcio, Sì, la partita di calcio. Ecco, siccome adesso noi facciamo una scenetta sulla solita panchina, sì, che riguarda il calcio, volevo pregarti di interpretare con me questa scenetta. Va bene, allora vado a cambiarmi. Grazie. Ciao. Grazie. Dunque, questa scenetta non riguarda proprio la partita, diciamo che riguarda piuttosto il dopo partita. Protagonista, il povero e bistrattato arbitro. Andato di qua. Dividiamoci, voi due di là, io di qua. Non può essere andato lontano. Dobbiamo forza! Dobbiamo prenderlo quel farabutto. Arbitro disgraziato! Rimbambito, dove sei? Fatti vedere, disgraziato! Se ti prendo troppo! Calmati, Michele! No, non mi calmo! Gli devo dare una lezione! Ci ha rovinato la partita quel brutto! C'è un bambino! Ma già, è vero! Vieni, andiamo di là! Deve essere andato là, vieni! Basta, Michele, vai tu! Io non posso passare la domenica a rincorrere l'arbitro! Io sono stanca! Già tutta la partita in piedi! E che vuoi? Che quel delinquente se la passi così liscia? Ma come? Quel disgraziato ci ha dato un rigore contro che non c'era! E poi l'ha fatto apposta! Ad annullarci una rete sacrosanta! Ma apposta perché? Per rischiare di essere linciato! Ma che cosa fai? Lo difendi? Difendi quel delinquente farabutto assassino! Ma che ti prende? Ma mi prende che sono stufa! Già tutta la domenica, tutta la settimana parli di calcio, tutta la settimana lavori e poi l'unico giorno in cui posso stare insieme a te cosa fai? Litighi, parli male, urli, strilli, diventi una bestia! Sì, una bestia! Una bestia! E tornerò ad essere un uomo normale quando sono riuscito a spaccare questo bastone in testa all'arbitro! Va bene, tu siediti qui, vado io! Quel disgraziato me lo trovo io! Disgraziato! Dove sei? Disgraziato! Ma lei? Lei è l'arbitro? Sì, 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 sì. Oh, mi scusi, mio marito è proprio un energumeno! Lo so, adesso se torna quello... No, 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 non abbia paura! Resti pure, l'aiuterò io! Lei? Ma è strano aiutare un arbitro, e perché lo fa? Ma non lo so, lei mi è simpatico. Anche lei ammessa. Tanto, tanto simpatica lei. Oh, la prego, non faccio così. Lei mi turba. Io voglio rivederla, voglio rivederla. Ma no, non è possibile. Ma sì, sì, non che è possibile. No. Domani, qui, alla stessa ora, su questa panchina. Mi dica che verrà. Sì. Verrò. Dove sei cacciato? Ma intanto qui intorno è... E io qui l'aspetto. Ma io ti spezzo, sai? Io ti spezzo! Le faccio polpette, le faccio! Michele, basta! Polpette! Basta! Non ti sopporto più! Tu stai zitta che non capisci niente. Tu sei una donna e non capisci niente di calcio. Non ti rendi conto di quello che ci ha fatto quel maledetto? Anche un bambino lo capirebbe, guarda, anche lui. Senti un po', ragazzo. Ragazzo, scusa. Ragazzo, scusa. Tu giochi a pallone, vero? Eh no, alla tua età si gioca a pallone. Sì, 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 sì. Ecco, bravo. Allora,
stammi a sentire, quando un arbitro dà un rigore che non c'è, e non basta, ma annulla anche un gol validissimo, dimmi che cos'è? No, no, su, che tesoro, su, coraggio, dimmi che cos'è? Saprei. Ah, no, eh? Allora te lo dico io, è un cornuto. No, sì, è un cornuto, è un grandissimo cornuto, te lo dico io, bambino. Dov'è? Il cornuto dov'è? Dov'è il cornuto? Effettivamente il problema del tempo libero è molto importante. Pensate che abbiamo già la settimana lavorativa di 5 giorni e che presto avremo la settimana di 4 giorni o addirittura di 3 giorni lavorativi. Beh, non è facile riempire tutto questo tempo libero. Vediamo un po' come hanno risolto il problema questi lavoratori che hanno ottenuto la settimana cortissima.
Naturalmente abbiamo scherzato. Sarebbe assurdo trascorrere il proprio tempo libero svolgendo il lavoro che si fa normalmente tutti i giorni. No, no. Il tempo libero deve servire a far dimenticare il lavoro quotidiano. Insomma, il tempo libero deve essere una vera e propria evasione. Inseguiamo! Ma no, tanto è inutile! Non lo raggiungeremo mai con questa neve! Ma che c'entra la neve? E quello va più veloce, c'ha le catene! Raimondo, sì. Senti, ora basta però, Già è stato vergognoso parlare del tempo libero come evasione e poi fare la scenetta sulla fuga del carcerato. Però posso concederti il gioco di parole. Ma quella di Matahari proprio non te la perdono. Cosa c'entra Matahari con il tempo libero? C'entra? Come non c'entra? Non c'entra. Matahari di professione faceva la ballerina e nel tempo libero faceva la spia. Ma ti pare che noi non ci siamo documentati forse sulla cosa? Forse è meglio parlare del balletto. Ecco, parliamo del balletto, sì, parliamo del balletto. Sì, vuoi sapere? Sì, appunto. Vuoi sapere cos'è? Figurati. Dunque, è un balletto di tip e tap, clacchette, sai? Sì. Però invece di usare le musiche degli anni 30, useremo musiche moderne. Ecco, tu dimmi cosa c'entra il tip-tap, le clacchette col tempo libero. Dico, poi anche il coraggio di criticare le mie scenette, dice che non sono in argomento. Dimmi cosa c'entra. Lo so, ma la colpa non è mia. La colpa è di Don Lurio. Sai che mi ha detto? Sai che mi ha detto? Vuoi sapere? Di. Mi ha detto, io dell'argomento che sceglie Raimondo me ne infischio. Io faccio di testa mia. Hai capito che tipo è Don Lurio? Ma che fai, la spia? Tu sei peggio di Matahari. Perché tu nel tempo libero fai la ballerina, ma come professione fai la spia, però vai via spiona, vai via, vai a fare il balletto, brava. Allora, signori, gustiamoci questo balletto sul tip tap.
parlando di tempo libero, bisogna parlare anche di weekend, di fine settimana. Molti amano trascorrere il fine settimana in campagna, vero, per sfuggire ai rumori della città, al traffico, all'affollamento, e vivere così a contatto della natura, respirando aria balsamica e mangiando cibi genuini, che è molto importante. E adesso è di moda affittare delle case, dei rustici, dei cascinali in campagna, appunto per andarvi a trascorrere il fine settimana. Anche mia moglie l'ha fatto, sì. Sì, ha affittato un cascinale, lo ha riadattato, però non ha voluto che lo vedessi prima che fosse finito per farmi la sorpresa, perché lei è sempre piena di sorprese, mia moglie. Però io, a quest'ora dovrebbe essere pronto, vero? È pronto, sì. Allora andiamo a vederlo, permesso. Permesso? Ciao Raimondo. Ciao. Benvenuto nel nostro cascinale. Che te ne pare? Carino, accogliente. Sai, era una vecchia stalla. Ah, ecco. Sono stata brava? Ah, sì. Ho fatto tutto da me. Ora non ho proprio più niente della vecchia stalla. Beh, quasi niente. Vedi, qui è tutto vero, schietto, naturale e genuino. No, ma pensa solo all'aria che respiri in città. Vabbè. Smog, catrame, insomma tutto un insieme di tanti cattivi odori. Sì, invece qui di odore ce n'è uno solo, E poi, come ti ripeto, qui il cibo è genuino. Vabbè. Qui cogli, mangi, mangi e cogli. Cogli, cuoci, cuoci e mangi. Come, cogli e mangi, sì. Mangi e cogli. Insomma, qui si mangia bene. Sì. Prendi il latte. Sì, dove? No, ma come dove? In città dove lo prendi? Ah, in città, beh, in latteria. Dal lattaio? Sì. Nelle confezioni già belle fatte. Ah, sì. Ecco, invece qui no, qui vai direttamente dal bovino. Ah. Giungi, stringi, mungi e mangi. Giungi, stringi, mungi e mangi, già. Prendi la polenta. Dove? Quella che sto facendo. Ah, qui. È pura farina di gran turco nostro, sì, no? Sì. Ecco, qui esci e cogli. E mangi. No, cogli, macini, cuoci e mangi. Cogli, macini, cuoci e mangi, già. Ma è pronta? È ancora un po'. Sì. Perché non fai un riposino, così quando arrivano Iva e Minnie sei più fresco? Sì, vabbè, ma dove mi metto? Non so. Come dove ti metti? Lì nel letto? Nel letto? Quale sì, letto? Questo? Guarda che questo? Sì. E cos'è? È una mangiatoia del 700 che ho trasformato in lettino. Sdraiati. Ma tu guarda che bella idea. Sdraiati. E mi sdraio qui. Sì, sì. Ma prova. Tu guarda, del 700, del vero? Del 700? Sì, sì. Come si stai? Insomma. Ti stai bene? Un po' freddino magari. Ah, niente paura, adesso c'è la coperta. La coperta, Ale. Ecco sì, la coperta. Che? Ale, che? Ale, ma che co? Bella idea che ho avuto, ma, che bella idea. Che bella idea. Ma guarda un po'. Come sono contenta, ma come di questa mangiatoia. Sì. Ecco fatto. Ecco fatto, perfetto, perfetto. Ecco fatto. Ah, avanti. Se può. Avanti, avanti, Domenico, la polenta è pronta, vengo subito. Guarda che se va fuori, coprite che fa freddo, Sì, allora metto lo scialle. È vero che è venuto marito? No? Sì, è venuto mio marito lì che dorme. Vuoi vederlo? Vieni a vedere com'è carino. Sembra quasi impossibile, È il signor Fanelli in carne ed ossa qui. Buonasera, signor Fanelli. Sì, io sono Menico. Ah, Menico, sì, me ne ha parlato mio amore, sì, Menico. Ecco, Domenico, prenda lei la polenta, così non lascio solo mio marito che si è svegliato. Come? Ma come prende lei? Ma dove va? Ma dove la porta la polenta? Ma come dove la porta? La porta alle galline, no? Ma come le galline? Quella è per noi. No, quella è la pappa per le galline. Ma come la pappa? È mezz'ora che dici il nostro gran turco, la nostra polenta, cogli, macini, cuoci e mangi. Ma chi mangia? Mangia i polli, certo, mangia. Certo, che cosa vuoi? Che i miei polletti mangino del cibo sofisticato? No, non dico questo, anzi, così diventano più buoni. Più buoni in che senso? Beh, più buoni, no? Più buoni di carattere, spero. Ma cosa me ne importa del carattere? Più buoni da mangiare, da masticare, da digerire. Mostro! Io li tiro su come dei bambini e tu li vuoi mangiare? Ma chi sei, Ugolino, che mangia i suoi figli? Andate via, bambini! Che il vostro papà vi vuole mangiare, quel mostro! Sciò, sciò, sciò. Ma quale papà? Ma quale bambini? Ma chi li conosce questi? Sono figli adottivi e hanno gli stessi diritti dei figli legittimi. Beh, allora io, se sono il padre, ho anche il diritto almeno di mangiare, no? Almeno quello me lo vorrai dare. Ma perché hai fame? Ma come ho fame? Ma come ho fame da quando sono arrivato? Che dici? Il nostro gran turco è il cibo genuino. A qui non c'è sofisticato e parli e parli e parli e parli. Eccole! Chi è Eccole? Eccole! Ah, sì, sì. Ciao, mamma! Ciao! Ciao, mio! Ciao, benvenuti al mio
cascinale, benvenuto. Complimenti, Sandra, è una casa veramente originale. È vero? Fantastic, very, very nice. Sono stata brava, ho fatto tutto da me, tutto. Chissà com'è stare contento di Anello. Insomma, gli ho fatto una sorpresa, ma sai come sono gli uomini, incontentabili. Come? Ma cosa pretendi di più? E poi basterebbe l'aria che si respira. Senti un odorino che... È inutile che guardi me, questa prima era una stalla, capito? Dicevo, deve essere un manicaretto di sangue. Ah, sarà l'aria, ma mi è venuta una fame. Avete ragione, vi preparo subito da mangiare. E a tavola, a tavola, tutti a tavola. Intanto che preparo, dai un po' di vino genuino. Do un po' di vino genuino, e sì, dov'è? È lì, nella Madia Bar. Nella Madia Bar. È un vinello genuino, fatto di uva vera, l'ho fatto io. Bravo! Sì, con le mie manine. Ed è venuto un vinello secco, asciutto. Assaggiamolo allora. Sì, beviamolo un sorsetto, facciamo un bel brindisi al cascinale. al cascinale. Oh, okay. Ecco. E asciutto? Asciuttissimo, però ci vorrebbe un po' di pane per palmarlo sotto. fa niente, l'importante è mangiare. Ecco, no? Avete ragione, è tutto pronto. Vi ho preparato una frittata di uova, cipolle e pomodoro. Adesso la giro e la porto in tavola. E uno, e due, e tre, opla! Hopla! Non c'è altro da mangiare? Ma che scherzi! Ma in campagna non si muore mai di fame! In campagna? Ma qui c'è tutto! Qui c'è tutto! Vuoi la polenta? Macini, cogli, pici, cuci, cuoci! Invece in città che fai? Vai in negozio e non sai cosa ti danno! Non sai chi l'ha toccata quella farina! Qui no! Qui invece cogli, mischi, maschi, fischi! Vuoi bere? Stippi, strappi, cresci, mesci e peschi! Non so! Vuoi i ceci? Tu in città cosa chiedi? Io i ceci! Ma no! Qui no! Qui cioci, noci, cosci, cuci, canci, morti! Non si mangia mai! Qui non si mangia mai! Ecco qua! Le risorse della terra sono infinite! Beh, mi sono sbagliato! Questa sera carne in scatola e zucchine lesse! Sai che ti dico? Bravissimo. Senti, ma è vero che la domenica tu la passi al cascinale? Ci credo mica tanto. Io? No, e non posso. Io la domenica gioco a pallone, non posso andare al cascinale. Ma dai, non scherzare. No, ma è vero, io faccio il campionato di terza categoria, lo sanno tutti, è l'unica cosa a cui tengo veramente. Allora per te la domenica al tempo libero è un grosso divertimento. Perbacco, sì, perché io dopo la partita mi piazzo lì davanti alla televisione tutto il giorno a vedermi le trasmissioni sportive. E alla sera ti guarderai la domenica sportiva. Ah, quella poi, quella me la godo tutta, guarda proprio la domenica sportiva. Anche se ti dirò, all'inizio, quel pigna lì mi fa sempre prendere un accidente. Perché? Ma perché comincia con quell'aria triste, drammatica, signore e signori, dallo studio 2 di Corso Sempione, dice qui è successa una catastrofe. E invece non è successo niente, però ogni volta mi fa rabbia, ogni volta io ci ricasco, lo so, ma ci ricasco ogni volta. Invece non è successo niente perché poi lui ride dalla scrollatina e... Che scrollatina? Lui fa così, no? Cioè, vuol dire che non è successo niente, che è contento. Oh, poi ci sono le riprese quiz delle partite, quelle sono emozionanti. Quiz. Non capisco. Le riprese quiz. Cioè sono tutte riprese dal basso, si vedono solo i piedi praticamente, le gambe dei giocatori, e uno deve indovinare di che partita si tratta. Ma scusa, perché le fanno queste riprese se non si capisce nulla? Non si capisce niente, ma sono più artistiche però. Tutti questi bei piedi, sì. Non c'è. Poi dopo c'è una mezz'oretta di intervallo, perché Pigna deve leggere tutti i nomi dei giornalisti che compongono la giuria. E i relativi giornali, dove loro scrivono. Anzi, quello è proprio come un poker, perché man mano scoprono, dice adesso chissà, e c'è anche la sua, chissà che giornalista ci sarà, Però poi ci sono le interviste, Poi ci sono, sì, poi ci sono le interviste, la cosa veramente interessante, le interviste in studio con i campioni, allora Pigna domanda
Vincerete lo scudetto e vincerete l'Olimpiade, farai questo, sarai primo. Domanda il pronostico a tutti. Logicamente uno sportivo non può rispondere, perché allora dice: ma non sappiamo. Allora lui dice: non lo dite per scaramanzia, e fa la scrollatina. E ci fa pure il balletto. Fa un po' più. Anche il balletto. Sì, anche il balletto. Poi c'è il primo piano della medaglia del Radio Corriere. Ah, quella sei. Perché è un affaretto piccolo così, capito? Allora lui dice: si può fare un primo piano, zoom, primo piano. E quella la danno poi al campione della settimana e poi finisce con le quote Totip. Ma cosa vuoi di più? Per uno sportivo come me cosa vuoi di più? È proprio tutto, c'è tutto. Senti un po', adesso che ti sei sfogato, posso dire chi dedico la fantasia? Sì, guarda, basta che non la dedichi a Pigna, per me va benissimo. No, la vorrei dedicare a uno dei più bravi autori degli anni 40, il Zuanin Nazionale. Ah, Giovanni Danzi. Certo, e io spero con questa fantasia di accontentare anche le persone meno... Meno giovani. Che fai? Perché indichi me? Hey!
tu mi piaci, ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Frause, ma vista e forza d'animo. Ma di chi stai parlando? Come di chi, della sora Iva, della Zanicchi, un'amica ha fatto capire che s'era fatta male. Come si è fatta male? Ma come, sor Agus? Agus, Agus. No, dicevo, come, sor Agus? Ho detto Agus e basta. Ah, senza il sor. Agus. Sì. Agus. Senti, stavi dicendo che la Zanicchi si è fatta male, ma quando? Ma come quando? C'era su tutti i giornali, l'Iva l'è slittata l'Iva. Chissà che botta l'ha preso, poverina. Ma che cosa hai capito? Non è l'Iva Zanicchi che è slittata, è l'Iva imposta sul valore aggiunto. Mica è una cantante, è come la Vanoni, insomma. Come la Vanoni? Perché la Vanoni non è una cantante. Ma non hai capito niente! Io sto parlando dell'IVA e della Vanoni come tasse. Oh. Sor Agus. Agus, Agus. Sor Agus, lei è un temerario, sa. Perché? Ma come perché? Mi alza la voce, mi fa il nervoso. Lei rischia, sa. E allora? Io sono di Brozzi. E con noi di Brozzi o tu le buschi o tu la bozzi, capito? Guarda, Osvaldo, cerca di stare calmo, perché con me non attacca, vero? Io non sono il Taracchi, no, ricordatelo. No, cos'è? Non mi nomi il Taracchi, sa? Stai. Oh, Taracchi, citrullone, no. Che tu mi fa paura, capito? Cosa fai? Anche se tu mi mandi telegrammi, che tu mi fa paura, pietalone, Taracchi, che tu mi attacchi. Il Taracchi ti manda i telegrammi, però, eh? Eh sì, la mania del telegrammi, non si ricorda? L'ha sempre mandato telegrammi, adesso siccome è andato in Sicilia, a Palermo, con la squadra dei cavi elettrici, allora mi ha mandato un telegramma. E che cosa dice? Ora stia a sentire. Sì, sì, sentiamo. Osvaldo Bracaloni, Rai TV Roma, sono io. Farotti, rimangiare offese. Stop. Attaccherotti muro. Stoppe. Stop, non stoppe. Senza lei. Questione di ore, stoppe. Stop, non stoppe. No, è proprio stoppe. Questione di ore, stoppe, arrivare. Ah. È proprio stoppe. Sì. Firmato Croce del Sud. Ma come Croce del Sud? Ma cos'è, un pseudonimo? E che è il pseudonimo? Ma no, è un nome così inventato per chi si firma, capisci? Croce del Sud è una costellazione. No, è proprio il nome dei Taracchi. Come nome dei Taracchi? Siccome lui è analfabeta, firma con la croce, firmato Croce. Ma perché Sud? Ma come perché Sud? Io gli ho detto che sta in Sicilia, no? Che sta al nord, sta al sud. Firmato Croce del Sud, lo scrive da Palermo. Però il Taracchi ha scritto che t'attacca al muro. E quando lo dice? Come nel telegramma? Attaccherotti al muro! Ma perché attaccherotti vuol dire che mi attacca? Scusa, attacchi. Buono! Attacchi, detto attaccherotti! Osvaldo!
stai calmo, non t'arrabbiare, che sei esaurito. Su, hai bisogno di riposo, tu hai sì, bisogno. Riposo, riposo, io non mi riposo mai, non mi riposo. Beh, non mi vorrei mica dire che non c'hai il tempo libero, vero? Oh, Soragusse, che mi fa? Mi riporta sull'argomento del tempo libero? Guardi, io il tempo libero anche se ce l'ho, ci lavoro lo stesso. Ah sì? E che lavoro fai, scusa? Tutto i che capita. L'altro giorno ho sostituito un mio amico corista all'opera. Che opera era? Il Rigoletto? Che la fa? Ma che la fa? Allude! No, domandavo. Era la Traviata, se lo vuol sapere. Ah. La Traviata. L'ha vista, l'hanno fatta in televisione. Ma no, io non l'ho vista, scusa. Beh, perché l'hanno interrotta al secondo atto per motivi tecnici. Che può vedere l'Ampes e Soragus e... Ampex e Agus. Ampex e Agus. Sortorese, che gli fa vedere l'Ampes e al Soragus e... Ti attento, eh. Ti attento. Ma sciagurato, scordo un nome, che infamato, ma mi lascia sul momento del partente giovane. Dillo, chi potea? A chi dritta piena vivo? Tu du fol? Sì! Dunque l'ami! Perché l'amo? Or tutti a me! Questa donna conoscete? La mi scusi, sor Alfredo, ma io la signora non la conosco mia. La conosco. Prego, maestro. Questa donna conoscete? Che facesse non sapete? Sor Alfredo, gli ho detto non la conosco perché non me la presenta. Va bene, così finirà di interrompermi. La signorina Violetta Valerì. Il signor? Osvaldo Brahaloni della Rai TV. Piacere mio. Senta, non è per farle un complimento, ma a me le Traviate mi sono sempre piaciute di molto, sa. La prego, signore, maestro. Or testimone vi chiamo, or testimone vi chiamo. False, falsario farabutto! Oh, sono Traviata! Gli ha tirato il bidone! Tutta colpa tua! Ma hai visto che pasticcio hai fatto? Sì, però l'ha visto sono Agus e... Agus! Ho detto Agus! Lei, via! Mi lasci finire, però l'ha visto Soragus, se... mi faccia finire, se uno lavora anche nel tempo libero non si riposa mia, perciò non alzi tanto la voce, non le conviene mettersi contro di me, ma mi sia amico, sa, perché con me ho amicizia o ripugnanza, io sono di Brozzi, sa, e che noi di Brozzi non abbiamo mezze misure, a Brozzi o tu mangi fieno o maritozzi, guarda un po'. Le jour où la pluie viendra à nous sort, toi et moi, les plus riches du monde, toi les plus riches du monde, les arbres seront de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde. Ouais, les plus beaux fruits du monde.
ce jour-là. La triste, triste terre rouge qui craque, craque à l'infini, et les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je l'enroulerai de bagues et de colliers jolis, jolis. Le jour où la pluie viendra à nous se rendre, toi et moi, les plus riches du monde, moi les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, moi les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, ce jour-là. Marché Nathalie, il avait un joli nom, mon guide, Nathalie Bohème. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et moi je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chou chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, ouais, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France, on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Il n'est plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin, loin déjà, que ma vie me semble vide. Je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide à Nathalie. Ouais, Nathalie. Vai, vai!
c'est la rose l'important. C'est la rose l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec ce cafard tranquille du passant. Toi, toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important, oui, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour t'arrondir la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques, mais tu n'es que saltimbanque. L'important, l'important, c'est la rose. C'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, toi petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, oui, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant. C'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, toi pour qui, donnant, donnant, moi, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe, en passant, dis à ton tour, maintenant, que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le tas. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Finita la quinta puntata, chi tocca chiudere questa sera? C'è un turno. Sandra, tocca a me. Sandra. A me. Ah, già, già, perché l'altra volta lei con buon gusto, l'ultima sì. volta lei mi ha tirato con lo schiaffone, tocca a te. Sì. Ti sei preparata? Sai che ti dico? Sai che ti dico? Sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci a sabato prossimo. Ciao, Rolando.
mi affascina il suo stile esuberante. Com'è bello, disinvolto e spensierato, che portamento scanzonato, viso allegro e cuor contento. È il ritratto dell'eterna giovinezza, se lo guardo mi fa tanta tenerezza. Ma che amore, come un fulmine ha colpito, l'uomo giusto l'ho trovato. E sentire fra le dita i suoi riccioli ribelli. Che giornata, che giornata, che giornata. Posso dirmi veramente fortunata. Ho trovato chi ha portato nel mio cuore il calore, fiamma dell'amore. Come forte, coraggioso e travolgente, non ha paura mai di niente, ama il rischio e l'avventura. Dal momento che l'ho visto mi son detta, ma che aspetti, non lasciartelo scappare. Ma che amore, come un fulmine ha colpito, l'uomo giusto l'ho trovato, quasi non mi sembra vero. Ha due occhi come il sole, un profilo fascinoso, uno sguardo intelligente, un sorriso luminoso. E per me non conta niente il giudizio della gente, se credete che sia matto,